Salve a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento di TG7ImmobileNews.it. Apriamo il TG di questa settimana sul decreto casa. La Commissione Lavori Pubblici e Ambiente del Senato ha infatti analizzato le norme contenute nel decreto presentato dal governo. Vediamo il servizio. Rincaro delle accise del carburante già dal 2015 per finanziare il recupero, razionalizzazione ed efficientamento delle case popolari. Bonus arredi di 10.000 euro, svincolato dal costo della ristrutturazione della casa. Cedolare secca al 10% per canoni concordati, estesa anche ai comuni vittime di calamità naturali. No all'allaccio di gas, luce e acqua per gli occupanti abusivi di immobili. Queste alcune delle norme contenute nel decreto casa esaminato durante la riunione delle commissioni lavori pubblici e ambiente del Senato. Da segnalare tra le principali norme contenute nello stesso decreto anche un incremento degli stanziamenti al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e dal fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Inoltre per il 2014 si riduce al 4 per mille l'aliquota IMU per gli immobili affittati a canone concordato e per quelli che risiedono nei comuni con emergenza abitativa. Ed è allarme salasso fiscale per le aziende. Secondo la CGIA di Mestre, infatti, con la nuova TASI ci sarà un enorme aumento del carico fiscale per le imprese. Vediamo il servizio. Allarme salasso fiscale per le aziende, lo ha lanciato la CGIA di Mestre, secondo cui il prelievo fiscale sugli immobili strumentali potrebbe subire quest'anno un ulteriore aggravio rispetto all'anno precedente, sui capannoni di quasi 400 euro più 11,4%, mentre sui negozi di circa 140 euro più 17,1%, per un totale che potrebbe aggirarsi attorno a 1,6 miliardi di euro. Se invece il confronto viene seguito rispetto al 2011, anno in cui si è pagata per l'ultima volta l'ICI, l'incremento del carico fiscale potrebbe sfiorare l'89% per i capannoni, addirittura il 133% per i negozi. Alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versano, dichiara il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi, non è da escludere che molte amministrazioni comunali applicheranno un'aliquota TASI sugli immobili strumentali ben superiore a quella base. Ma un ulteriore aumento del carico fiscale sugli immobili produttivi e commerciali, ammonisce Bortolussi, potrebbe mettere fuori mercato molte aziende, sempre più con l'acqua alla gola per la mancanza di liquidità. La riforma del catasto allontanerà ancora di più gli italiani dall'investimento immobiliare. Ad affermarlo è Filippo Oriana, amministratore delegato della SPESI, associazione nazionale tra le società di promozione e sviluppo immobiliare. Secondo il dirigente, infatti, la riforma del catasto, essendo tutte le imposte, IMU, TASI e TARI, parametrate ai valori catastali, comporterà un ulteriore aumento dei costi fiscali reali e finendo così per disincentivare l'investimento nel mattone in una congiuntura di mercato peraltro sfavorevole su scala internazionale. Tra 2012 e 2013, ricorda Oriana, la fiscalità immobiliare è salita del 60%, portando ad un rapporto tra imposizione e servizi tra i più svantaggiosi al mondo per i proprietari. Un innalzamento dei valori catastali si tradurrebbe perciò, conclude la DD Spesi, in un vero e proprio disastro. E passiamo all'ultima notizia con il report di Banca Italia, secondo cui il settore immobiliare resta debole nell'ultimo trimestre. Vediamo il servizio. I prezzi delle abitazioni continuano a calare, mentre si è arrestata la discesa di quelli degli immobili non residenziali. È quanto osservato dalla Banca d'Italia nell'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria. In Italia, si legge, nel quarto trimestre del 2013 la flessione è stata dell'1,3% sul periodo precedente, meno 4,8% sul quarto trimestre del 2012. I prezzi sono invece rimasti pressoché invariati in tutti i principali comparti degli immobili non residenziali. Tra questi, nella seconda metà dell'anno, sono lievemente cresciuti quelli degli edifici destinati a usi produttivi, come i capannoni. Ma, sottolineano dall'Istituto di Via Nazionale, nel quarto trimestre il numero delle compravendite è tornato a diminuire. Stando alle previsioni, nei prossimi mesi proseguirebbe la fase di debolezza del mercato, pur con qualche segnale di attenuazione. Le attese degli agenti immobiliari prefigurano, conclude il rapporto, una nuova flessione dei prezzi nel trimestre in corso. E questa era l'ultima notizia. Da Giuseppe De Stefano un saluto e un appuntamento alla prossima settimana con una nuova edizione di TG7ImmobileNews.it.